San Corrado Confalonieri. Nato nel 1290 da una nobile famiglia di Piacenza, i Confalonieri, era sposato ed amava i divertimenti e la vita di corte. Durante una caccia diede fuoco al sottobosco, danneggiando diverse case. Preso dal panico, scappò e un innocente venne accusato e condannato a morte. Pieno di rimorsi, Corrado confessò. Venne graziato, ma dovette risarcire i danni provocati dall'incendio. Povero di denari ma arricchito nello spirito, Corrado decise con la moglie di abbandonare la vita agiata e di prendere i voti. Abbracciata la regola francescana, Corrado si ritirò con la moglie in eremitaggio, guadagnando la fama di guaritore. È patrono di Noto e protettore dei cacciatori. Viene invocato per guarire l'ernia.